Si attribuisce il merito di aver saputo traghettare il porto di Venezia attraverso la crisi. Paolo Costa, presidente uscente dell'autorità portuale, lascia una realtà, dice, che fa parte dei mercati contendibili di mezza Europa, ma sottolinea che questo obiettivo sarà vincente solo se lo scalo punta al traffico delle merci attraverso container RoRo. La posizione geografica e l'ampia area a disposizione a Porto Marghera rendono Venezia un hub appetibile. Sui quattro fronti, dei mercati contendibili, del miglior servizio a favore dell'economia retrostante, delle sue specialità peculiari dai project cargo alla crocieristica, fino a quell'altra grande partita che è quella della riconquista di industrie che dipendono dal mare, sfruttando una tendenza portocentrica che è chiara nella manifatturiera di tutto il mondo. C'è rimpianto per alcuni dossier che rimangono aperti, li ha definiti così, parlo dell'offshore piuttosto che le grandi navi, piuttosto che il Napa. Sì, rimpianti era perché avremmo potuto chiuderli, se avessimo chiusi, noi con l'offshore eravamo pronti ad andare al CIPE 2 anni fa. Fossimo andati al CIPE 2 anni fa, oggi staremmo costruendo. Almeno costruendo l'onshore di Marghera. Non abbiamo perso 2 anni secchi in questo periodo, in cui ci arriveremo lo stesso, perché alla fine penso che la ragione dovrà prevalere, prima o dopo prevarrà, ma abbiamo perso tempo inutile per Venezia e per il paese. Per Venezia, perché Venezia ha estremo bisogno che la sua economia ritrovi una seconda gamba portuale industriale per poter assorbire anche molto meglio la prorompenza dell'economia turistica, il paese, perché noi siamo nel punto che ottimizza l'intera catena logistica tra l'Europa e l'Estremo Oriente. Utilizzando questo punto si fa il bene dell'Europa e naturalmente nell'Europa, dell'Italia e del Nord-Est, che è più vicino a questo punto. È un vantaggio che in questo momento ci stiamo inutilmente negando e che potremmo invece utilizzare a servizio dell'intero paese. Come consulente in comune a Venezia cosa andrà a fare? Questa è una battuta che ho sentito anch'io come lei, di cui non ho nient'altro, non saprei esattamente cosa dire.